Questa 17ª edizione di Progress in Clinical Pacing, che ormai veramente è diventato un po' un appuntamento fisso per tutta la comunità di elettrofisiologi, è stata caratterizzata da una presenza consistente di giovani colleghi, di nuove leve che abbiamo coinvolto a livello scientifico, perché se lo sono meritato ovviamente, nel congresso, e la consueta presenza dei principali key opinion leader provenienti da tutto il mondo. Abbiamo coinvolto una faculty di 700 colleghi provenienti da oltre 60 paesi di tutto il mondo, dal Sud America a una folta rappresentanza dell'estremo oriente, dal Giappone, Corea, la nascente comunità di IP cinese. Quindi, insomma, veramente un'apertura totale, globale, che è l'unico modo, e direi quasi passaggio obbligato, per una crescita costante, reciproca, e un confronto soprattutto su quelli che sono le dark zone, i punti ancora dibattuti su cui siamo spesso dubbiosi, nella nostra pratica clinica. Il congresso, ha visto coinvolti in totale un numero di circa 1.300 iscritti, su un totale di 100 simposi, che è un volume considerevole, includendo state of the art, lecture, mini corsi, sessioni vere e proprie, debates, quindi controversie pepate. Abbiamo avuto anche un corso ECG che è stato tenuto dal professor Farré, molto apprezzato soprattutto dai giovani specializzandi. Prima del congresso c'è stato l'appuntamento, anche questo consueto, della fellowship della Biotronic, che ha coinvolto un gruppo di fellows americani e di fellows italiani che per un giorno si sono chiusi in una stanza, eseguendo un programma fitto di meeting e di discussioni. Per cui direi che effettivamente, l'attività è stata frenetica. È un appuntamento che mi ha visto coinvolto per la prima volta in maniera attiva, e non solo da partecipante, ma anche da organizzatore. È stata un'occasione per me personale molto bella, perché ho imparato tantissimo e osservo, guardo, imparo, ascolto e imparo, quindi non c'è niente di più bello che poter imparare ancora. E speriamo che questa esperienza poi mi sarà utile, e ci sarà utile anche per la prossima edizione, che ci sarà nel 2018. L'AIAC ha avuto un ruolo molto importante, di questo ringraziamo anche tutto il board, che è stato coinvolto in toto, il direttivo nazionale, e a partire dal presidente, il professor Boriani, sia presente nella cerimonia inaugurale che attivamente in tutto il programma scientifico, per non parlare del past president, del dottor Botto, del presidente elect, del dottor Ricci, e di tutto il direttivo nazionale, che ha avuto un ruolo fondamentale nell'elevare il livello scientifico della faculty di questo congresso. Direi che l'AIAC ha avuto e ha contribuito, oltre che al programma scientifico, anche a drenare una quantità di informazioni scientifiche attraverso una serie infinita di interviste che abbiamo fatto, e che presto saranno riversate sul sito, e che vi invito a cliccare e a guardare, perché sono tutte veramente interessanti, con personaggi, nel vero senso della parola, provenienti da diverse realtà di tutto il mondo, dal professor Alt e le sue ricerche sulle cellule staminali, alla professoressa Priori, che tra l'altro è stata insignita della targa durante la cerimonia inaugurale, noi abbiamo avuto l'onore di ascoltarla nella lettura magistrale su quello che è lo stato dell'arte della ricerca genetica nelle malattie geneticamente, aritmie geneticamente determinate. E quindi, veramente vi invito al più presto, vi do appuntamento su AIAC.it per seguire tutte le interviste realizzate.